Eccoci, primo appuntamento del 2020, l'anno bisesto. E come potevamo cominciare meglio se non parlando di fisco e delle novità meravigliose e fantasmagoriche che ci attendono in questo 2020? Perché, dovete sapere, l'abbiamo anche ricordato più volte, dobbiamo cominciare a fare un po' di approfondimenti su questo decreto fiscale. Che è stato oggetto di discussioni e controdiscussioni, di modifiche in corso d'opera, qualcosa è sparito, qualcosa è stato confermato, qualcosa è stato messo, però in generale è un decreto fiscale che non ci piace e che soprattutto viene raccontato in modo diverso da quello che secondo noi è in realtà. Giusto un accenno, molti di voi hanno visto la divertente, per certi versi, presentazione che ha messo la presidenza del Consiglio su questa manovra di bilancio che regala soldi, bonus e tante altre cose belle a tutti. Sembra meraviglioso, sembra un mondo paradisio che ci presenta davanti in questo 2020, ma noi siamo critici, non ci fidiamo e andiamo a leggere le carte e scopriamo delle cose interessanti. Vero Alessio? A tutti, auguri di buon anno bisesto. Allora, Da dove partiamo, Alessio? Che poi faremo degli approfondimenti e almeno 6 o 7 punti di questo collegato fiscale ce li andremo a leggere e studiare. Però oggi da dove cominciamo? Che cosa vogliamo mettere sulla graticola? io come primo argomento tratterei la revisione del sistema del regime forfettario, usando proprio i loro numeri. Perché loro nella relazione tecnica del disegno di legge di bilancio che poi hanno approvato nella notte tra l'antivigilia e la vigilia di Natale e hanno pubblicato il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale, quindi è diventato legge ed è in vigore esattamente da ieri, proprio nei loro numeri dicono che niente poco di meno che 341.494 contribuenti fuoriusciranno dal regime forfettario tanto sbandierato e che tanto allettato lo scorso anno approvato dal governo Conte 1. La questione è che in realtà, oltre a questo numero che di per sé è abbastanza preoccupante, la stessa relazione tecnica precisa che questi dati pessimistici hanno come base il 2018. E quindi considerando come l'allargamento, l'appetibilità del regime ha portato un consistente aumento di forfettari nel 2019, queste previsioni devono essere modificate in peius. Ne parliamo perché onestamente siamo insospettabili in merito, perché anche lì a Liberi Oltre, nel panel addirittura di giugno, criticavamo in maniera importante questa riforma del regime, perché oltre a una serie di distorsioni, perché non dimentichiamo che fino a 65.000, ma da 55.001 a 75.000, l'aliquota è il 41%. Quindi parliamo proprio di distorsioni sulla tanto sperata progressività dell'IRPEF, che erano importanti, ma soprattutto in termini tecnici, perché sotto soglia un bel regime fiscale deve smussare le distorsioni, e questo invece era molto molto pesante. Queste revisioni sono state fatte non solo per i nuovi forfettari, il che può essere lecito per quanto riguarda dei problemi di copertura finanziaria o altri motivi appunto di correzione delle distorsioni, ma soprattutto per coloro che erano già entrati. Io l'ho equiparata a quelle truffe che da quasi leggenda metropolitana facevano nei night, quando tu entravi allettato da un prezzo, invece di avere una tariffa, avevi una tariffa in due parti, secondo i principi economici, con la differenza che poi c'erano i ceffi del night che ti estorcevano le somme che dicevano loro all'uscita. Cioè, è inutile che loro ti allettino con delle condizioni che onestamente avrebbero fatto entrare chiunque avesse i requisiti, e poi dopo, una volta che ti hanno allettato, ti fregano.
Perché, cioè, i ben pensanti hanno se noi appunto siamo insospettabili perché abbiamo contestato, ma i ben pensanti che dicono così almeno anche loro pagano imposte, oppure ma fatti loro che sono entrati, che sia nel night o nel regime, fatti loro, intanto ci sei entrato. Però questo discorso non regge perché ignorano quanto è importante la certezza non solo del diritto ma di un regime normativo, un regime fiscale, non solo per qualsiasi tipo di programmazione, ma per qualsiasi tipo di decisione imprenditoriale. Quindi costoro comunque hanno preso delle decisioni e se ne sono ampiamente fatti cassa, perché il guadagno netto che ne avevano era calcolato su un'imposizione fiscale di indubbio vantaggio, il 15%. Quindi stiamo parlando di... Alessio, fermati un attimo, facciamo un po' di storia, cioè giusto che poi basta fare la storia degli ultimi 3 anni e si fa la storia, no? Perché essendo quella fiscale una materia così fluida che cambia ogni anno, non è che bisogna prendere i libri di storia economica per fare... Allora, noi eravamo partiti 2 anni fa da un regime dei minimi. Poi è stata introdotta questa riforma della cosiddetta flat tax, che abbiamo sempre raccontato, non è una flat tax. Assolutamente distorsiva, e infatti poi le distorsioni le abbiamo viste anche con i dati sulle entrate fiscali, con le analisi da parte dell'Istat. Comunque, tant'è, fino a 65.000 euro un'aliquota flat, diciamo così, del 15%, oltre si entrava nell'altro regime, e la promessa del governo giallo-verde era quella di fare un'ulteriore aliquota del 20% per i redditi fra i 65 e i 100.000 euro. Esatto. Adesso, questo secondo step non l'ha fatto il governo giallorosso, non mi sembra neanche di starci troppo a parlare su questa cosa, però hanno mantenuto... Però una cosa, Costa, una cosa che dobbiamo dire, secondo me, che questo principio in realtà non è solo colpa loro, perché quello di mettere in manovra di bilancio una modifica agevolativa, quindi pro contribuente o pro imprenditore, e poi però rinviarne l'entrata a regime o l'entrata in vigore ad un successivo periodo di imposta, venne fatto anche con l'IRI, ok? E era famosa imposta che agevolava al 24% sia le imprese che i professionisti, che fu messa dai governi antecedenti, rinviata di un anno, poi definitivamente fatta abortire in grembo con la manovra di bilancio del 2019 del Conte 1. Quindi questo in realtà è un modus operandi che parte perché la 190 del 2014 è del regime forfettario fatto da Renzi, per capirci. Quindi parliamo di una manovra antecedente, però questo sistema di metterti l'illusione di un regime fiscale per dirti tra un anno in realtà tu vai in paradiso, e questo paradiso non arriva mai, è un modus operandi che non è solo di questo governo, purtroppo è una costante che si va vedendo da non solo dalla precedente legislatura ma anche da prima. Da un quarantennio magari. Io ho 49, quindi a 9 anni non ricordo, però studiandolo, come abbiamo visto sempre da voi a livelli oltre, venendo dagli anni 70, diciamo sì, almeno un quarantennio. Appunto. Quindi regimi che cambiano sempre, non c'è possibilità di fare nessuna pianificazione, non si sa quello. Io partita IVA non so che cosa potrò fare, dovrò fare, quali saranno gli adempimenti, quali sarà l'aliquota, se avrò delle agevolazioni, se non avrò delle agevolazioni, l'anno prossimo, con la certezza che fra 2 anni cambierà di nuovo tutto, cambierà buona parte del mio regime fiscale, questa è la sostanza. Esatto. Ad ogni modo, c'è una cosa, a parte questo discorso che comunque è fondamentale, perché poi penso alle partite di IVA, ma penso alle imprese, penso a chi ha voglia di intraprendere in Italia, non soltanto necessariamente investitori, chiamiamoli così, stranieri, cioè... L'incertezza del diritto in materia fiscale in Italia è una cosa che spaventa tutti e che mi farebbe dire sarebbe meglio che tutti quanti scappassimo. Però siamo qui, dobbiamo soffrire le nostre pene e le soffriamo con santa pazienza. C'è una cosa che mi fa abbastanza innervosire. Dicevo prima della presentazione
del governo, di questa manovra fatta tutta quanta di bonus. Su questo ti vorrei sollecitare una risposta anche molto, molto rapida. L'ordine, il tuo ordine, quello dei dottori commercialisti, dice: attenzione. Io sono anarco-libertario tributarista, tesoro. Ok, va bene. Quello che dovrebbe essere il tuo ordine. Dice: attenzione, perché tutte queste cose meravigliose che il governo ci sta facendo vedere, in realtà sono un, come sempre succede, un dare a qualcuno togliendo molto a qualcun altro. E in questo caso, dice l'ordine dei commercialisti, ad essere penalizzati saranno proprio le partite IVA. Perché attraverso tutta una serie di questioni, alcune delle quali abbiamo già affrontato e tu ne hai parlato anche spesso dagli amici delle belve, cioè la famosa storia delle compensazioni, degli F24, eccetera, eccetera, non sono altro che un modo per incassare prima e poi vedere se si deve restituire un credito al contribuente, di cui il contribuente ha diritto. Certo, certo. Allora, l'ordine dei commercialisti dice questo: è vero che c'è un trasferimento di risorse da una parte del paese a un'altra parte del paese, e quest'altra parte del paese che ne beneficia ottiene dei bonus, asilo, si parla di riduzione, a proposito, quello poi dovremmo tornare, del cuneo fiscale, perché è un tema estremamente importante che merita, secondo me, un approfondimento. Sì, c'è un trasferimento, però un po' come per la legge della conservazione della massa, cioè non, nulla si crea, nulla si distrugge. Qui c'è qualcosa magari non si distrugge, però un pochino le pene le soffre per questa cosa, perché c'è tutta la parte di manovra che è stata fatta, una parte di manovra che tende a sottrarre anche solo temporalmente risorse cui uno ha diritto per trasferirli ad altri. È il kick the can, il calcio alla lattina, anche in campo fiscale, di cui abbiamo parlato tante volte in campo quando parliamo di macroeconomia. Quello che però dovrebbe essere detto fuori dai denti, ma era molto più chiara, è proprio usiamo, io sono un assertore della fraseologia stile liberi oltre, cioè, il problema non è un problema di coperture finanziarie, è un problema di coperte corte. Loro non è solo adesso chi sta all'inferno è perché il partito che ha fatto bandiera, ed è quello il problema del dividend impera in Italia, che ha fatto bandiera di protezione di una certa categoria, quindi il mondo partita IVA, adesso all'opposizione. Quindi la contestazione che si fa e che abbiamo detto lì chiaramente, che c'è una sorta di trasferimento però a turnazione. Quando prima la maggioranza voleva un certo ritorno per il suo bacino elettorale, al freddo e al gelo lasciava gli altri. Perché tra condoni, parliamoci chiaro, è questa che non è una flat tax ma era una distorsione. Dall'altro lato noi un anno fa stavamo ragionando a ruoli invertiti. Cosa dà fastidio? Che adesso al freddo e al gelo non è un problema appunto di coperture, di coperta. La coperta è corta e la usano per quota 100, reddito di cittadinanza e bonus Renzi. Quindi adesso chi deve fare il bancomat più del solito, perché i provvedimenti sulle compensazioni è un aggravio costante sulle partite IVA, perché la cassa sugli acconti e sugli anticipi, io dico per me, l'IRPEF te lo paghi per forza in anticipo. Io lavoro in uno studio mio, individuale, quindi il 20% sul fatturato lordo, l'IRPEF, l'ho pagato prima. Mi ho un problema grosso di doverlo compensare con IVA e con altri imposti, importi di imposte su cui vado a debito. E quello è il grande problema. Quindi non è solo una questione da risolvere in termini di spostamento di risorse. Questo sistema di far contento in modo fisco medievale, far contento il popolo che in quel momento ti deve votare, è purtroppo un sistema che porterà l'Italia definitivamente a dividersi. Perché io non sono un sociologo, ma a livello di invidia sociale che ho sentito in questo periodo, i commenti che ho visto per quanto riguarda l'aggravio della tassazione sui fringe benefit delle auto aziendali, che sono fatti comunque un dipendente, però siccome un tipo di fringe benefit che in genere viene associato a un dipendente
più danaroso, diciamo così, allora hanno messo tutti e due alla gogna, sia l'azienda come chissà cosa si scaricasse, sia il dipendente che perché era un privilegiato aveva il fringe benefit. Perché lì io ho visto veramente sui social dei commenti, a parte che non avevo il minimo di fondamento giuridico, ero proprio campattinato, ma proprio nascevano di pancia, era l'invidia sociale. Quindi i commenti che sono stati fatti, sì, è una verità parziale, perché bisogna ricordarsi di fare lo stesso ragionamento quando all'opposizione ci saranno altri, e quindi questo criterio lo faranno per altri. Perché se no, Costa, noi finiamo ciclicamente a darci dei ladri a vicende e finire a far delatori su qualcosa che non esiste. Cioè proprio il criterio del fisco medievale, del signore, cioè che metteva, cioè come se lo ius prima noctis lo usasse in parte. Capito? Cioè dice, quindi ti dice, ma siccome tua moglie non ha fatto quello che volevo, ne ho fatto solo una piccola parte, mi deve ringraziare. Cioè ci abitano al peggio. Ci abitano al peggio, e quindi è come l'F24 ha scartato, che si diceva prima per le compensazioni. Volevo arrivare lì, infatti. 1000 euro aveva di base di sanzione. E abbiamo detto che tra l'altro non poteva applicare il cumulo giuridico, quindi era 1000 euro su ognuno. Beh, cosa hanno fatto? Spieghiamo bene questa cosa che è importante. Ma ti danno il bastone, perché ti dicono, vabbè, 1000 euro, cioè loro sparano alto, in base al muggito del popolo bue, abbassano la mira, hanno abbassato a 250 euro, quindi tutti adesso tutti belli che contenti. E beh, il discorso come la misurazione dell'evasione fiscale è fatta come output gap. Cioè, ti dicono, ma ci sono 150 miliardi di euro di evasione fiscale, calcolata come? Sull'eventualità di quello che è il riferimento di uno stato normale sulla base dei consumi. Cioè, ma allora, come ha detto Gianluca, e l'ha ripetuta anche da poco, che come quando dice, le fiscali perché erano a 1000, adesso sono a 0? Cioè, stiamo parlando di niente. E se noi continuiamo a seguirli in questi deliri, rischiamo di perdere credibilità anche noi. Certo. Perché sulle compensazioni, chi ne paga le conseguenze al 90% sono, è vero, i portatori di sani di partita IVA, però se non avessero stralciato il limite alla compensazione nei 7,30, il limite al rimborso, nei 7,30 in presenza di ruoli esattoriali, la pagavano anche i dipendenti. Certo. Cioè, è questo, come hai detto tu, detto dalle belve, detto bla bla, cioè, siamo i soliti quattro gatti, dove mi onoro di essere preso in considerazione, ad aprire bocca. Quindi anche il discorso fatto da una categoria professionale bisogna alzare la testa quando si toccano anche le altre categorie. Cioè se c'è un'ingiustizia o uno squilibrio, io sono il primo che lo deve dire. Lo devo dire sia per uno che per l'altro. Il fatto che trattare i contribuenti in modo diverso a seconda della loro categoria è già una cosa, secondo me, di una gravità enorme. Una cosa veramente insopportabile. Questo te l'ho detto, stanno proprio considerando a livello di Knight, perché proprio il principio è quello che... Poi io da voi ho detto questo. Stiamo attenti che con questi regimi fiscali lo Stato vi ricatta. Perché nel momento in cui tu esci da quel regime fiscale, tu passi dall'inferno al paradiso. Scusami, vedo che un riflesso di luce. Sì, sì, sei illuminato. Beh, il sole, come si dice, bacia la fronte del bello. Esatto, siamo gli illuminati. Senti, vediamo se riesco a capire e se riesco a dare una sintesi. Allora, supponiamo che io sia un contribuente. Adesso a novembre verso l'anticipo. Ok? Mi accorgo di avere diritto ad una compensazione. Non posso compensare debiti crediti fino a che non ripresento la nuova dichiarazione dei redditi. Corretto? Allora, bisogna stare molto attenti, perché proprio quest'anno è cambiato, perché la compensabilità non è dal momento in cui è maturato, ma dal momento appunto in cui è stato dichiarato, e devono decorrere 10 giorni successivi. Cioè hanno esteso quello che era previsto per l'IVA sulle compensazioni degli altri tipi di imposte. Il che
è altamente distorsivo per due ordini di motivi. Primo, l'IVA sappiamo bene che è un contributo armonizzato, quindi va a finanziare il bilancio comunitario, quindi non possiamo fare quello che vogliamo. Difatti anche i condoni Tremonti del 2000-2001 ebbero problemi in tal senso. Quindi cosa succede? Hanno stabilito, per cercare di lenire questo calcio alla latina sul tuo beneficio compensativo, l'applicazione degli ISA, indicatori sintetici, quindi di affidabilità fiscale, che hanno consentito di poter compensare fino a 20.000 euro, ad esempio, le imposte dirette, 50.000 le imposte indirette, l'IVA. Qual è il problema, però? Che questo determina una discrasia temporale importante tra il momento in cui tu lo puoi fare e il momento in cui realmente lo puoi fare. Perché? Appunto perché tu presenti il dichiarativo dei redditi adesso al 2 di dicembre, relativo al periodo di imposta 2018, i crediti IVA che potrai compensare col beneficio premiale saranno quelli decorrenti dalla data successiva, quindi quelli del 2019. Quindi cosa vuol dire? Con questo discorso, uno, in realtà potevi compensare con la dichiarazione che ormai è a regime al 30 di novembre, quindi quest'anno addirittura il 30 era un sabato, se batte al 2 di dicembre, in realtà tu li compensi comunque dal periodo di imposta successivo. Ma per l'IVA nella prima applicazione, ok, ti dovevi riferire al dichiarativo del periodo di imposta successivo e quindi dai dichiarativi che ti presenti da febbraio, marzo, aprile, maggio in poi. Esatto, esatto. Perché il rischio che se hai delle imposte da pagare in quel periodo non le puoi compensare. Assolutamente no. Come è questo criterio, come altro discorso del popolo bue che veniva tacitato e accontentato in base a quello che veniva che muggiva. A volte abbiamo parlato in altri contesti del famoso limite per quanto riguarda i subappalti in caso di filiera. Quindi con questo criterio obbligavano, poi l'hanno limitato a 200.000 euro di commesse nel periodo d'imposta. Quindi l'hanno un po' lenito togliendo le microimprese, però secondo me porteranno alla migrazione all'estero di una serie di filiere. Quindi se tu hai un subappalto, sei un affidatario addirittura, quindi tutta la filiera, e ci sono lavori, quindi quelli con alta incidenza del personale dipendente, tu devi dare al tuo committente i soldi e deve provvedere lui al versamento di queste benette imposte. Ma stiamo attenti. E poi tu non le puoi compensare con i tuoi crediti. Quindi l'illiquidità del soggetto che lavora in subappalto è bestiale. Perché è veramente bestiale. Perché in quel momento lui deve dare cash, dei soldi, e dall'altro lato questa discrasia temporale lo porterà ad avere al limite, se ne ha i requisiti, quindi se lavora con la PA, lavora reverse charge, ad accedere a un criterio di priorità nel rimborsi rimborsi IVA. Certo. Però parliamo di IVA, IRPEF, contributi previdenziali, che ti obbligano quindi a fare una compensazione tipo orizzontale. Cosa vuol dire? Tributo ad attributo è quasi un atto dovuto. Scusami la rima. Orizzontale, devi stare attento perché se devi compensare imposte dirette con imposte indirette, hanno esteso il limite alla compensazione prevista per l'IVA a tutti i tipi di imposte dirette. Scusami. Quindi IRAP, IRES, addizionali, IRPEF. Quindi l'illiquidità in questo caso sì che c'è veramente un trattamento asimmetrico tra chi ha la partita IVA e chi non ce l'ha. E in questo caso deve fare da bancomat. Esatto. Noi lo diciamo perché siamo insospettabili. Secondo me, poi ovviamente possono inventarsi qualcosa sulla faziosità. Cioè lo diciamo. Vabbè, ce lo diranno pure, non ce ne frega niente. Noi comunque stiamo ai fatti sempre. Che poi ci diano dei faziosi, gli sporchi neoliberisti. Pazienza, ci sono insulti peggiori che si possono ricevere. Ancora una cosa, sempre su questo filone, perché è una cosa che mi ha colpito molto.
la faccenda che accennavi prima che riguarda le sanzioni per l'F24, che erano state messe addirittura a 1000 euro, togliendo, correggimi se sbaglio, quella sorta di divieto di cumulo che c'era una volta, io lo chiamo in modo improprio probabilmente. È un cumulo giuridico, cioè, però quello sì, l'hanno lasciato, cioè il divieto dice cioè, non possono applicarti il cumulo giuridico per le sanzioni. Cosa vuol dire? Se tu commetti una serie di violazioni, errori, che sono tutti riconducibili comunque ad un unico tipo di omissione, ok? Allora in quel caso tu hai diritto al fatto che ti venga calcolata una sorta di sanzione unica, cumulativa, e bisogna vedere, non può superare un certo importo, una sorta di interesse anatocistico sull'omissione. Sì. Cioè, quella sanzione, in questo caso non esiste. Hanno applicato sempre il criterio che è previsto per tutti i professionisti che lavorano per conto dello Stato come intermediari a gratis. Ok? Perché non ci danno più un euro da tantissimi anni per le trasmissioni telematiche, per gli invii telematici. Quindi, cosa succede? Se io, per disgrazia, sbaglio, anche faccio un flusso unico, capito? Un flusso telematico unico, dove mi faccio tutti gli F24, hanno fatto come quando tu ti facevi un unico flusso per i dichiarativi. Cioè mi spedisco 400 dichiarazioni, tutte insieme, sbaglio, non è un unico flusso, no, è per ogni singolo dichiarativo inserito nel flusso. Quindi ti pagavi la sanzione, il minimo cosiddetto edittale, 1, 1, 1, 1, 1, 1, la somma matematica, sì, sì, attenzione. Quindi adesso cosa succederà? Succede che coloro che sono in autonomia e si devono calcolare loro, ma io per dire ti dico, a me capita, non è raro, il cliente di Roma, tu dirai, vabbè, se vuoi, no, si rifiutano il consulente del lavoro di addebitargli, di fargli gli F24 per scelta, ma da anni, 3 anni, 4 anni ho preso il conto, lo devo fare io, ok? Adesso posso dirti che siccome anche io avrei voluto rifiutarmi in passato, cioè è stato lungimirante, no, perché tanto si sapeva che sarebbe andati lì, ma almeno è stato più furbo di me sicuramente. Adesso che io mi devo fare gli F24, cioè sono direttamente un'agenzia di disbrigo pratiche. Io non ho niente contro questo. Però per un F24 che ha debiti, anziché la miseria che devi chiedere, se c'è una compensazione, quanto gli devi chiedere? Ma tra un anno, tra l'altro, al rinnovo della scadenza delle assicurazioni professionali, vedrai cosa ne uscirà di questo. Sicuro che nella scheda che devi compilare ti dico, lei provvede agli F24 per conto dei suoi clienti, cioè ti spareranno un aumento di tariffa di premio che ci sarà a mettersi la mano in testa. Quello è un altro tema che sarebbe bello affrontare, quello delle responsabilità professionali e degli obblighi sulle responsabilità professionali. Chissà, un giorno ne parleremo. Che bel quadro. Vogliamo dire qualcosa sulla prescrizione, visto che sono tema a cui sei molto sensibile? Sì, guarda, sulla prescrizione io mi limito, perché proprio la prescrizione ormai, dopo che senti vari troll che ti dicono, ma l'hanno detto a Oscar, l'hanno detto, grazie a Dio, a persone che hanno più spalle di me, più competenza di me da vendere. Cioè, hanno detto, no, non è sospesa, capito? Cioè, questa sospensione, peccato che sia sine die della prescrizione, alla fine tanto vale che la stanno annullando. Quindi cioè, non hai nessun tipo di vantaggio in merito. No, io parlerei di una cosa pratica, perché ci tacciano di essere troppo teorici. Vai, vai. E questa cosa mi dà fastidio a scoppio, proprio ho detto... Ed è la modifica del codice penale tributario per quanto riguarda l'omessa dichiarazione. Cioè, abbiamo parlato già per quanto riguarda l'infedele, ma l'omessa dichiarazione ha un bias di base. Cioè vuol dire che questo tipo di sanzioni potevano valere 20 anni fa, non ora, perché hanno la soglia è 50.000 euro e quella soglia c'è sempre stata, quindi stiamo attenti. Però hanno aumentato la cornice edittale. Quindi adesso, prevedendo 5 anni di galera come sanzione per il delitto di omessa dichiarazione,
ti si apre veramente un mondo, perché 5 anni impongono, perché 280,2 del codice di procedura penale ti dice gabbio preventivo, cioè l'indagato può finire tranquillamente in galera, divieto di espatrio, ok, divieto o obbligo di dimora in un luogo, esempio, obbligo di presenza di firma fino alla carcerazione preventiva, cioè presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, tutti i limiti. Io dico ok, una deriva giustizialista, abbiamo fatto tutto questo. Ma quello che mi fa molto molto arrabbiare è che, uno, le dichiarazioni adesso come adesso le hanno smembrate. Cosa vuol dire? In passato io avevo l'unico, quindi l'unico in origine nasceva proprio come dichiarazione unificata, come IRAP, IVA e redditi. Quindi se era un'omissione, era un'unica omissione. Ci siamo? Adesso è come se ti mettono in un tratto di strada dove tu andavi regolarmente, ti mettono 3 semafori a distanza di 5 metri l'uno dall'altro. Ok? Se tu stai violando un semaforo, in 5 metri l'uno dall'altro non fai in tempo neanche a frenare. Quindi hai 3 violazioni, ti tolgono 6 punti. Cioè tu con la patente ci puoi fare il brodo. Uguale. Allora, perché mi avete smembrato i dichiarativi? Cioè, è un invito a delinquere, uno. E questo qui vale anche per le sanzioni. Cioè, se io metto un dichiarativo al cliente, prima la sanzione era unica. Se questo è un'omissione, sono 3 sanzioni. Sono 3 dichiarativi in periodo differente, ok, mi sarò bevuto il cervello, però non è corretto. Hanno semplificato cosa? Le facciamo noi dichiarativi, uno. Due, l'aspetto più fastidioso è l'articolo 16 che hanno messo in sto benedetto collegato. Era prevista, grazie al fatto che noi abbiamo fatto tutta la fatturazione elettronica ed è stato tutto sulle spalle delle partite IVA, avevano previsto che nel 2020 ci sarebbe stata la bozza di precompilata IVA. Sì. Ok, con l'articolo 16 l'hanno rinviata agli adempimenti IVA 2021. E poi niente di strano che lo rinviano ulteriormente, Costantino. Niente di strano, eh? Questo cosa vuol dire? Perché allora non mi obblighi? Hanno applicato il criterio del 730 precompilato di Renzi a una dichiarazione IVA che un pochettino più complicata è. Cosa fai? Allora tu metti di default, devi mettermi che io il dichiarativo non lo posso mettere. Perché bozza? No. Allora tu mi stabilisci che quello è un dichiarativo, perché tanto l'ho fatto io, ti ho dato io i dati, ti ho imputato tutti i dati. Quindi allora, no, se tu veramente hai un'idea, mi devi portare alla compliance, mi devi impedire di delinquere, mi devi impedire di incorrere nel delitto di omessa dichiarazione. Tu mi dici che quel dichiarativo è valido. Sono io semmai che lo devo annullare. Certo. O rettificare. Ma questo come principio logico, al di là della giustizia. Certo. Proprio come principio logico. Tu hai tutti i dati che ti sono stati inviati. Mi compili, immagino in automatico, una predichiarazione. Sono io che posso contestarla per riguarda che quella fattura non deve essere imputata come era stata imputata erroneamente. Sì. Proprio come principio logico. E invece? E invece, se tu ometti il dichiarativo, ti si apre tutta la vita quello che ti è capitato. E stiamo attenti che con l'innalzamento della cornice edittale ai 5 anni, il PM non si può esimere dall'azione giudiziaria. Deve chiedere al giudice per le udienze preliminari, deve chiedere rinvio a giudizio. Poi sarà il GUP a dire o meno quello che deve essere fatto. Questo intaserà ulteriormente i tribunali, perché hanno, bontà loro, tolto il DOI per quanto riguarda la confisca allargata, hanno fatto qualche piccola concessione col criterio che ti ho detto, ci prospettano il peggio, quindi tolgono qualcosa nella turnazione del bastone della carota, per cui noi alla fine siamo tutti belli che tacitati e belli che contenti. Ma questo discorso fatto perché l'omissione, se fosse in una logica di correttezza,
tra Stato e contribuente dovrebbe essere estesa a tutti questi adempimenti dichiarativi. Un altro caso, oltre alla dichiarazione IVA, è il 770. Il 770 è un doppione con le CU. Cioè, se io devo mandarti al 7 marzo, se benedette CU, al 31 ottobre quelle che non hanno i dati che devono confluire in precompilata, ok? Ti sto dando durante l'anno le buste paga se sono dipendenti. Se invece autonomo ti sto dando le fatture elettroniche o comunque è un documento per poter risalire, se non in ipotesi veramente minoritarie. Allora, perché anche l'omesso dichiarativo del 770 me lo devi sanzionare con la galera? Cioè, anche il decreto, quando è stato revisionato da Renzi, e parliamo di ormai quasi 5 anni fa, aveva una sua ragione d'essere perché era tutto perfettibile ed era un equilibrio tra sanzioni amministrative e sanzioni penali. Adesso no. Questo discorso, tra l'altro, parte da un presupposto dei bias, sono, perché è evidente, oltre al fatto che c'è l'asimmetria e c'è una malafede di fondo. Parte dal discorso che se tu sei il contribuente titolare di partita IVA, devi comunque monitorare quella che è la tua esistenza. Perché? Ti dicono, no, ma per il reato deve essere dimostrato un dolo specifico di evasione. Questo è il discorso dei ben pensanti. Quindi bisogna dimostrare che quegli atti sono preordinati all'evasione fiscale. Ma per esperienza tribunali, cioè esperienza diretta, è una fatica di Sisifo. Cioè, come fai tu a dimostrare? Bastano, cioè il giudice non può non tenerne conto di elementi per inquadrarti anche psicologicamente. Cioè, la tua propensione al dolo. Cioè, se tu ometti dei pagamenti o sei incasinato nei pagamenti, e sfido chiunque negli ultimi anni, avendo partita IVA, a non avere non essere incasinato. Senso, quello può essere considerato come un elemento per cui la tua omissione era preordinata all'evasione fiscale. Cioè, mica dicono, no, questo è un folle, perché uno che non spedisce il dichiarativo con la fattura elettronica è un folle, oppure non ha risposto alle 40 mail PEC che gli ha mandato il professionista che cura i suoi interessi per venire a prendersi i documenti, a firmare gli impegni. Tutto questo. Cioè, quindi il discorso è quello. Se veramente questo codice penale tributario non fosse inteso come mazzata giustizialista, avrebbero non messo l'articolo 16, 1, perché così come mi hanno obbligato dall'oggi al domani, perché tutti confidavano in un rinvio della fattura elettronica, che non c'è stato, e come obblighi, perché stiamo attenti che dal 1 di gennaio allo scontrino elettronico sono obbligati anche i soggetti nel regime dei minimi, i forfettari. Cioè, non escludono nessuno ormai da questi adempimenti. Quindi perché se io sono riuscito a farti la fattura elettronica, tu invece ti rinvii di un anno la possibilità di mettermi a disposizione le bozze? E perché continui a duplicare le CU col 770? Cioè, questi adempimenti sono sempre un aggravio a carico nostro, che ci prendiamo sulle spalle il superamento del gap tecnologico e non abbiamo un beneficio. Certo, certo, certo. Mamma mia, che bel quadro. Senti, direi che torneremo a parlare. Ci sono almeno 6 o 7 punti di questo collegato fiscale che meritano approfondimento. Così in passato mi viene in mente pure il discorso legato. Oddio, faccio una precisazione. Qui non è che siamo contrari alla lotta all'evasione, non è questo il tema, se qualcuno volesse pensare così. Non è assolutamente... L'evasione che sia chiamata tale, come diciamo noi. Cioè, esatto. chiamare delinquente, delitto di omessa dichiarazione, un soggetto che ti fa le fatture elettroniche, un esatto. soggetto che ti fa le buste paga, hai l'ul tenuto come Cristo comanda e manda i pagamenti dei dipendenti. Mi spieghi, con un controllo incrociato
ma anche Costantino, ma anche 10 anni fa lo facevano in maniera quasi perfetta. Adesso, ma ti arriva una rettifica per 2 centesimi. Esatto. Ma di che stiamo parlando? Proprio te lo comunicano. Sì. Ormai hanno tutto. Stavo dicendo infatti un'altra delle novità è l'accesso diretto della Guardia di Finanza a questi dati. Infatti c'è stata anche una piccola polemica con il garante della privacy per la tenuta, perché corretto, no, che ci sia l'accesso da parte dell'amministrazione tributaria ai dati, però che questi dati potrebbero essere tenuti nella fattispecie per 8 anni e che non si sappia come vengono conservati, eccetera, quando noi ci fanno un mazzo così sulla GDPR, vabbè. Questi saranno altri temi che affronteremo. E c'è sempre la simmetria Stato, che può fare e disfare tutto ciò che vuole, contribuente, che invece è costretto a rincorrere le norme, magari in buona fede sbaglia e viene massacrato. Questo l'abbiamo detto lì dalle belve, mi pare, il 14 dicembre, il sabato prima della chiusura, proprio su questo argomento dove... Tra l'altro loro quattro sono ferratissimi perché rispecchiano, cioè Renato settore imprenditoriale, Mario settore finanziario, Carlo Alberto settore digitale, Oscar settore giornalistico, privacy e tutto. Era ferratissimo e ne parlammo anche l'anno prima, perché a novembre, dicembre del 2018 il garante ebbe molto che lagnarsi su alcuni aspetti, cosa fanno, sulle sue lamentele, e lui le ha presentate in commissione, proprio hanno lasciato pari com'era, ignorando non quello che dico io, ma quello che ha detto Soro e che ha detto in qualità di garante. Quindi figurarsi quanto si può andare dritte per la sua strada, però Costa, i dati in realtà sono dati su una profilazione in toto. Perché i dati che prendono, non stiamo parlando di un evasometro con anonimizzatore, che poi è un'altra cosa di cui possiamo parlare, no. Sono dati relativi alla profilazione di tutto quello che rimane nei tuoi consumi. Quindi è quello l'aspetto. E chiaramente dicono che non verranno utilizzate solo per l'evasione. Usate per il copyright, ma a quel punto... È inutile, loro cosa ti obietteranno se tu glielo dici, ma lo fa Google, lo faceva quello, perché non lo posso fare io? Perché siamo arrivati a questo punto, le obiezioni che ci fanno molto probabilmente sono di questo livello, perché a livello giuridico, come hai detto tu, io il GDPR ho miliardi di cose, per cui che senso ha che tu una prescrizione, attento, non sono solo 8 anni, sono 8 anni o fino alla definizione dei procedimenti. Sì, infatti. È dal 1 gennaio, quindi da ieri, Costantino. Vuol dire in eterno. Certo. Perché era 8 anni quando è stata fatta la legislazione vigente, però la legislazione vigente in realtà era già approvato il decreto sulla prescrizione, abolita. Quindi si sapeva che dal 1 gennaio poi in realtà sarebbe stato la legislazione vigente senza un termine, quindi 8 anni di minimo, o alla definizione dei processi che con la modifica da ieri se li possono ottenere 30-40 anni, e tu dove te li tieni i dati? Esatto. Tu puoi accedere ai dati che loro hanno? Evidentemente. Vabbè, senti, direi c'è già tanta roba di cui abbiamo parlato, ripeto, ci torneremo. Volevo chiudere soltanto con una la chiosa sempre sulla comunicazione e sull'economia, è questa qui. Ci hanno raccontato e ci stanno raccontando del più grande taglio fiscale della storia del mondo. Come avevamo facilmente preventivato, basta saper fare le 4 operazioni basilari dell'aritmetica per fare questo, non bisogna essere raffinati economisti. Abbiamo preventivato con i liberi oltre un aumento della pressione fiscale fra lo 0,6 e 0,7%. Tac, nel documento programmatico di bilancio c'è un aumento della pressione fiscale dello 0,7%, guarda un po'. Ripeto, sappiamo fare le 4 operazioni basilari, non andiamo oltre. Quindi, diffidate sempre da quello che vi raccontano, perché vi raccontano. Magari sì, dei privilegi per qualcuno,
Però i contribuenti non sono soltanto quelli privilegiati, sono tanti contribuenti, che ai noi, Alessio, sono tutt'altro che privilegiati, sono vessati continuamente. E con questo ci rivediamo molto presto, facciamo un altro approfondimento su questo disgraziatissimo... È il 124, giusto? Sì, 124 2019, che ci accompagnerà per tutto il 2020. Grazie Alessio, un abbraccio. Un abbraccio, grazie.